Salve. Prego ragazzi, iniziamo per favore. Antonio. Vai. Paolo, per favore. La domanda è facile, dai, cancellare Cittadella. Ci mancherebbe, è il minimo sindacale cancellare Cittadella, che è stata una domenica negativa sotto tutti i punti di vista da parte di gran parte dei componenti la rosa, per cui va annoverata in quelle che sono quelle giornate che nascono male e finiscono poi peggio. Però poi un conto è giudicare la partita di Cittadella. E poi un conto invece, ho letto poi invece non in generale, mica a te, no, dentro. In generale ho letto Bari, periodo di qua, periodo di là, insomma, ragazzi, andiamo alla ricerca del, noi siamo alla grande ricerca dell'equilibrio, noi come squadra. E cercate di trovarlo anche voi, perché poi si passa se no da un eccesso all'altro. Ho letto periodo no, periodo negativo. Io posso parlare della mia gestione. La mia gestione, 9 partite sono state giocate, 8 secondo me, a mio avviso, con pregi e difetti, come sarà sempre fino alla fine dell'anno, comunque ben disputate, tant'è che abbiamo messo insieme anche un buon numero di punti e siamo riusciti addirittura ad accorciare la classifica per quello che riguarda il discorso playoff. E tra le altre cose, proprio in queste 8 partite siamo stati una delle compagini che ha fatto più punti, qualcosa meno di Benevento e Spal, se non vado errato. E questo è un dato di fatto. Poi che con la partita del Cittadella noi abbiamo fatto male, lo sappiamo. Cittadella per cancellare Peruggia. Certo, lo sappiamo benissimo che il Cittadella abbiamo fatto male, però se dobbiamo fare poi una critica onesta e oggettiva deve essere basata sulla partita di Cittadella. Poi nelle altre non siamo stati perfetti, ci mancherebbe, ma non lo saremo da qui alla fine, anche da qui alla fine non saremo perfetti. Però abbiamo fatto il nostro dovere, la squadra ha lottato, ha corso, perché sennò si passa un messaggio sbagliato e poi magari i tifosi giustamente si arrabbiano, con i quali ci siamo visti in settimana, e sono convinto che quel festeggiamento, quella festa che abbiamo fatto per il compleanno del Bari ci darà una grande spinta, perché comunque i ragazzi si sono dimostrati molto maturi, con parole giuste. È chiaro che non vorranno più vedere partite di quel genere, noi siamo consci per primo, però loro sono stati molto maturi. Invece poi ho letto qualcosa, bisogna stare un po' più tranquilli. Noi non eravamo dei fenomeni prima. Io, quando abbiamo vinto qualche partita, infatti, avevo letto anche cose troppo esagerate, secondo me. Quindi cambiare tanto. Cioè? Ecco, poi vado anche pure su un altro discorso. Stamattina ho letto un articolo. Oh, raga, io parlo perché non è che c'ho i peli sulla lingua e le cose non le mando a dire, dico chiaro e tondo, per cui nessuno si offenda, senza nessuna polemica, però mi piace parlare chiaro e tondo. Ho letto un articolo stamattina, non mi è piaciuto, devo dire la verità. Ora io non entro nel merito di nessuno. Una rivoluzione con troppi rebus. Allora, quando prendi i giocatori, se ne prendi troppi non va bene, se non li prendi significa che non ti muovi. E il Bari sta cercando di fare, credo, il lavoro che deve fare. Che dobbiamo fare? Allora, è finito il girone d'andata, a conti fatti siamo arrivati nei playoff per un punto, a pari punti, un punto fuori, non lo so. Che significa? Che probabilmente il rendimento non è bastato per raggiungere quello che noi tutti vorremmo raggiungere. L'articolo era a firma di Pennetti, sbaglio? È qui? No. Vabbè, dico, non ci siamo arrivati. Che dobbiamo fare? Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, no? Tutti in generale. Dobbiamo cercare di porre rimedio. E che fa uno? Il calcio solitamente che si fa? Si cerca di andare a prendere magari qualcun altro, che non è detto, badate bene, perché lo sappiamo anche noi, non è che ce lo deve dire il signor, come si chiama, Pennetti, che può darsi che i giocatori che prendi poi non diano il rendimento che tutti quanti ci aspettiamo, perché il mercato di gennaio, tra le altre cose, è molto difficile, perché vai a prendere giocatori che nei club d'appartenenza non stanno giocando, quindi passa un periodo per ricondizionarli, un periodo per farli tornare al top, e quindi ci sta anche qualche inciampo. Però se questi giocatori non giocano, minutaggio non ce l'avranno mai, che è un po' un cane che si morde la coda. Però se a volte prendi i giocatori, non va bene neanche aver fatto mercato, non lo so, ditemi voi. Cioè, noi abbiamo andato via Valiani, è stata una scelta del ragazzo. Valiani è un ragazzo splendido, ha parlato con me, ha parlato con la società, ha avuto un'opportunità di un club che gli offriva il prolungamento del contratto ancora per un anno. Il Bari, da parte sua, in società, probabilmente vogliono cercare
di ringiovanire un po' la squadra, non fa contratti lunghi, e Vagliani è andato serenamente e l'abbiamo rimpiazzato con centrocampista, con Alzano. Che c'è di male? Cioè, fatemi capire, cioè, dov'è il problema? È andato via Monachello, del quale non voglio discutere perché ho letto sempre lì, ora sta bene, ora sta male, non mi riguarda, io Monachello neanche l'ho visto, per dire la verità, qui non ci ho mai visto. Monachello è andato via, abbiamo fatto il possibile per trovare una punta. Abbiamo trovato Floro Flores, non va bene? Non lo so, ditemi voi, va bene Floro Flores? Se va bene Floro Flores, va bene. Poi che è successo? Ho sentito leggere in questi due mesi a sinistra, è arrivato Morleo, ora non va bene che è arrivato Morleo. Cioè, ragazzi, non mi viene da ridere, parliamoci chiaro, qui bisogna essere anche un attimino equilibrati nelle cose. Poi che questi giocatori che sono arrivati, dovremo inserirli, dovremo condizionarli, lo so bene, non è mica un giorno che... Però che cosa dovevamo fare? È arrivato Macek, un ragazzo di grande prospettiva della Juventus, chi altro è arrivato? Non ho dimenticato qualcuno, è arrivato Parigini a posto di Fedato, sappiamo che Fedato probabilmente sarebbe stato in uscita, io Fedato tra le altre cose l'ho avuto anche poco, cioè con un problema alla mano, cioè dov'è tu? Che dovevamo fare? C'è una squadra che deve fare, se vuole un attimino cambiare l'inerzia a stagione, ditemi voi, che deve fare una squadra? Probabilmente se non avessimo preso nessuno la società è ferma, sono tutti fermi, e poi pure la discussione su Castrovilli e Scalera mi sembra un po', dai ragazzi, ma stiamo scherzando? Ho letto anche dei Castrovilli e Scalera, che tra le altre cose sono due ragazzi che sono andati in un club importante, che facciamo? Gli tarpiamo le ali? Li ha cercati la Fiorentina? Mica penserete che Castrovilli e Scalera, che diventeranno due grandi giocatori probabilmente, potevano cambiare in questi quattro mesi le sorti del Bari? E due ragazzi che tra le altre cose ci hanno avuto un'occasione del genere di andare a Firenze, uno manco definitivo potrebbe anche ritornarci. Quindi non ho capito perché in una settimana dove già c'è problemi perché la squadra ha fatto una partita pessima in quel di Cittadella, non capisco perché andare a trovare queste cosettine per creare ancora più malumore. Mi dispiace. Ripeto, senza nessun tipo di polemica non ne voglio fare con nessuno, però quando leggo cose un attimino mi è sembrato un po' esagerato sto pezzo qua, ma non so voi come la pensate. Non avevo più a nessuno. Va avverto, prenderemo probabilmente arriverà qualcos'altro ancora, eh. Scusateci se prenderemo troppi giocatori, però probabilmente prenderemo ancora giocatori, eh. Per cui. Posso? Sì. Il problema è che in una piazza, sei stato già in tante piazze grandi. Ma no, ma ci mancherebbe. E in una piazza grande come Bari ci sono mille voci. È anche difficile poter pensare che tutte e mille siano intonate nello stesso modo. Scusami, fatti interrompo. Allora, io non sto parlando della partita. La partita No, sto parlando. Ho sentito molto parlare di mercato da parte degli organi di informazione in questi, io sono qui dal 7 novembre a oggi, quant'è? Non so, 2-3 mesi, ho sentito molto parlare di mercato in questi, arriverà, ora il direttore si sta muovendo, il presidente comunque vuole, cioè, noi non vogliamo lasciare nulla al caso, avete capito qual è il discorso? Poi non sappiamo se con queste cose che faremo riusciremo a raggiungere l'obiettivo, perché è difficile, anche perché, vi ripeto, bravissimo, cerchiamo di muovere, se non capito, non vogliamo lasciare nulla al caso, però badate bene, non è detto che facendo questo si riesca a ottenere qualcosa, perché le squadre a gennaio poi fai fatica, mi è capitato anche in altre società dove sono stato, abbiamo portato dei giocatori che poi alla fine in quei 3 o 4 mesi hanno steccato per tanti motivi, però che facciamo, neanche ci proviamo? Vorremmo provare a sto gruppo di ragazzi che comunque qualcosa di buono a me hanno fatto vedere, tranne che a Cittadella, ribadisco, perché io non sto discutendo di Cittadella, noi a Cittadella dobbiamo fare solo mea culpa perché abbiamo fatto una partita pessima e il primo che l'ha sottolineata sono stato io subito dopo, però quella è una cosa e va bene. Ora, che se noi ci dobbiamo sentire pure perché stiamo cercando di portare i giocatori, noi non vogliamo fare confusione, perché se avete visto bene non è che abbiamo preso 8 attaccanti e 10 centrocampisti. Uno è uscito e uno è entrato, cercando poi di portare dentro dei giocatori all'altezza. Quello che vorrei chiedere è un'altra cosa su questo argomento, perché è importante, io credo che la maggior parte comunque dei giornali, delle televisioni, delle radio stanno seguendo questa cosa con interesse e curiosità e hanno capito la strategia. Si poteva star fermi, poi ci si poteva muovere. Avete deciso di muovervi, è un modo rischioso ma intrigante per andare avanti. Rischioso perché? No, non capisco il rischio qual è. Quello che dicevi prima.
Il rischio è che ti vada male. Ma no, ma, rischio, ma perché, perché ci stava andando bene prima? Cioè, no, non è che eravamo, cioè, scusa Franco, ma noi non è che eravamo primi in classifica e abbiamo rivoluzionato una squadra o secondi o terzi. Ma noi eravamo, siamo ottavi, noni. Oh, ma che, a me ottavo nono, ma che campionato è ottavo nono? Che stiamo a fare lì? Non mi sembra un campionato. Oh, allora stiamo cercando di migliorare questa classifica. Tutto qui. Sì. Rimodellare una squadra strada facendo con le partite che arrivano sì. una dopo l'altra. Io credo che la problematica sia essenzialmente questa: tu devi rimodellare una squadra probabilmente con 8-9 nuovi, perché alla fine della corsa saranno 8-9 nuovi, inserirli nel vecchio ceppo che nel frattempo cambia e preoccuparti della partita. Ma quello è l'ultimo dei problemi, credimi, perché quello non è un problema, perché tanto io so per esperienza che i giocatori che sono arrivati, intanto non è che inserire un giocatore nel Bari, voglio dire, è una cosa così difficile, noi stavamo facendo delle cose, chi è arrivato è stato preso con delle caratteristiche che può giocare in determinati ruoli, quindi l'unica cosa che può creare dei problemi è il condizionamento di questi giocatori, perché è chiaro che Morlaiago non stava giocando molto, è chiaro che su Hager, a proposito, anche su Hager, dove la noi potevamo anche evitare, però la società, proprio per non lasciare nulla al caso, visto che Morras aveva qualche problemino di natura fisica, proprio per non avere, anzi, bisognerebbe fare un plauso a una società che, nonostante c'è Morras che potrebbe recuperare a breve, dice vabbè, però cauteliamoci, prendiamo un altro difensore centrale. Cioè, queste sono cose che vanno apprezzate, no criticate, secondo me. Se no, però ripeto, senza che nessuno si offenda, io dico le cose come stanno. Se uno critica una società perché prende un giocatore in più, allora è il paradosso. Poi se non li prende invece, non si sono mossi, non hanno preso nessuno, stanno fermi. Cioè, mi sembra comica questa cosa. Cioè, io non mi era mai capitata una cosa del genere. Detto ciò, io non so quello che accadrà. Però era doveroso da parte nostra, se vogliamo sperare, cullare, far contenta la gente, perché la gente, credo che qua, ce l'ha dimostrato anche l'altra sera con quella cena, insomma, vorrebbero vedere un Bari che comunque fino alla fine fa il possibile per riuscire a fare qualcosa che io non so se accadrà. Però noi non vogliamo lasciare nulla al caso, è solo questo l'obiettivo, non vogliamo fare confusione, perché io non ho mai fatto confusione in vita mia, e credo neanche Sogliano, fidatevi, vogliamo fare le cose con molto raziocinio e con molta attenzione. Credo che i giocatori che sono arrivati siano giocatori, secondo me, bravi, che volevano anche altre società e che siamo riusciti invece a portare qui a Bari, per cui non so che ha fatto di male la società. Mi dispiace molto per quelli che sono andati, però... fa parte del gioco, oggi il calcio è questo, tra le altre cose in Serie B siamo vincolati alle liste, lo sapete meglio di me, potremmo fare anche delle cose che non vorremmo fare, però per liberare qualche spazio bisogna portare dentro qualche, bisogna far uscire qualcosa, però non vedo niente di così, poi lo so per primo, quando prendi i giocatori a gennaio a volte ne prendi 5, 4 non riescono e uno riesce, oppure tutti e 4 riescono a mettersi nelle condizioni di fare un buon campionato, perché il nostro problema ora è metterli nelle condizioni di fargli crescere la condizione atletica, e questo può passare solo giocando attraverso il minutaggio. Però non vi aspettate che quelli che sono arrivati in 4-4-8 ci fanno fare il salto di categoria, siccome il campionato prevede 20 partite e tra le altre cose nel mese di aprile forse voi non ci avete fatto caso, perché non è giustamente, non è il vostro compito, ma è il mio compito. Avremo 7 partite il mese di aprile e probabilmente sarà un mese decisivo per quello, e fare 7 partite in un mese prevede avere insomma una rosa abbastanza corposa, per cui questo è. Poi, chiusa sta parentesi, pessimi a Cittadella, guai a ripetere una prestazione del genere, la squadra lo sa bene, ci ho riflettuto, abbiamo parlato, abbiamo fatto tutto quello che c'era. I tifosi, se c'era bisogno di un ulteriore campanello d'allarme, ce l'hanno palesato in maniera civile ed educata l'altra sera alla cena, e quindi siamo pronti domani a fare una partita importante, ce lo auguriamo tutti. Questo è un po' la sintesi, perché se no, dai ragazzi, non va più bene neanche se prende qualche giocatore, mi sembra un discorso un po' esasperato. Altre domande? C'è il Perugia domani, uno scontro importante per il playoff, ma anche un avversario ostico. È ostico perché comunque sta facendo un campionato di alta classifica, insomma è stato sempre nei playoff, è una squadra ben costruita, ha dei giocatori molto importanti per la categoria, veramente molto importanti, uno lo conoscete, è stato anche qua, si chiama Guberti, è un giocatore che fa la differenza, si sono rinforzati, hanno preso un giocatore, hanno veramente una buonissima squadra, quindi sarà un'altra partita che
si presenterà alla vigilia molto molto difficile, come ne abbiamo incontrate, come ne abbiamo fatte in questi, in queste 9 gare. È chiaro che se il Bari farà quello che io ho visto fino alla partita con la Spal, pur soffrendo alcuni tratti, oppure nella partita col Carpi o anche in altre gare, pur soffrendo, però insomma mettendo dentro quella che è stata insomma la nostra caratteristica più importante, la grande voglia, la grande volontà, l'organizzazione, sfruttare le occasioni che ti capitano, sono convinto che anche domani faremo una grande gara, perché è normale che non possiamo pensare di fare un campionato da protagonisti, perché se vogliamo fare qualcosa di buono dobbiamo farlo per forza da protagonisti nel girone di ritorno, ripetendo le prestazioni di Cittadella. Quindi è un match verità per questo nuovo Bari? No, non è un match verità, perché a Serie B, ripeto, no, anche un'altra cosa, cioè, a Serie B non è che si decide una partita, due, cioè, ve l'ho detto, vedrete ad aprile quante cose cambieranno, quando ci saranno, quando si arriverà lì. È chiaro che devi arrivare ad aprile, però con una situazione di classifica che ti tiene bello vivo, perché il campionato è molto strano, dai, c'ha tante variabili sto campionato. Anche sabato, tra le altre cose, anche il Frosinone e il Verona mi sembra che hanno perso su due campi probabilmente più facili dei nostri, no? E loro probabilmente sono meglio di noi, perché erano primi tutti e due, hanno perso, perché la Serie B è così, non ti puoi distrarre un attimo, basta che scendi come attenzione, come concentrazione, perdi con chiunque, così come invece se riesci a fare delle gare di un certo tipo, nessuna puoi vincere. Non c'è, secondo me non c'è nessuna certezza. Adesso, se ci fate caso, anche per il primo posto è ritornato tutto quanto di nuovo in ballo, insomma, per cui un momento stai lì, un momento stai sotto, ora sei a 3 punti, ora 2. Le nostre problematiche sono diverse, noi dobbiamo cambiare, dobbiamo accelerare, perché pur avendo fatto un buon finale di girone di andata, poi perdi una partita e subito sei costretto di nuovo con l'acqua alla gola a rinseguire. È questa la nostra difficoltà. E per fare un certo tipo di discorso, magari un po' più di equilibrio ci aiuterebbe anche. Una domanda a cavallo tra la partita di domani e il mercato. Anche la Bascia per squalifica. Da fronte al mercato si parla tanto dell'ipotesi di acquistare un centrocampista ad ordine. Sì. Sui due fronti, riguardo alla partita di domani, ma sul concetto più in generale... Ma noi intanto pensiamo alla partita di domani, perché poi il mercato... Oggi, domani, dopodomani è un po' fermo, no? Perché ci sono le partite, quindi e sicuramente sparerà poi gli ultimi colpi, li spareranno nel giorno finale e solitamente, come spesso accade in Italia, agli ultimi 5 minuti va gente che corre a depositare i contratti. Detto ciò, noi dobbiamo pensare alla partita. Poi, mi riallaccio al discorso che facevo prima, se ci sarà l'opportunità di poter potenziare sulla carta sempre questa squadra, il Bari, il presidente, Sean... sono lì a lavorare 24 ore su 24, siamo d'accordo su tutto, credo che le operazioni che sono state fatte sono operazioni molto importanti, perché abbiamo scelto dei giocatori validi. Ora, badate bene, non è detto però che aver scelto giocatori validi poi ti dia sicurezza di, perché il giocatore può avere 4 mesi sottotono, il giocatore è un essere umano, vive di stati d'animo, ci può stare pure che 4 mesi li sbaglia, però le scelte sono state giuste, perché erano tutti giocatori che stavano tra l'altra cosa in Serie A, non è che stavano in club anche importanti. Abbiamo preso Parigini, che era uno dei giovani più richiesti del campionato, quindi abbiamo fatto le cose come andavano fatte, perché, ripeto, non vogliamo arrivare a fine campionato e poi dirci forse se avevamo fatto quello. Io già non mi accontento mai di niente, neanche quando vinciamo, figuriamoci se poi arrivo a fine campionato e rimango con qualche rimorso, potevamo fare questo, non l'abbiamo fatto. Vogliamo provare a fare tutto nei limiti del possibile. Tutto qua, solo per cercare di migliorare la situazione, non vogliamo certamente danneggiarla, però quell'articolo sembra che noi abbiamo fatto queste cose per danneggiare Bari, cioè mi sembra assurdo. No, io l'ho letto, l'hai letto l'articolo? Non l'ho letto, parlando di Rebus, non c'è, però è inutile, parliamo di uno che... No, mi dispiace, volevo capire meglio quello che lui intendeva con questa cosa, perché sennò sembra che... non sappiamo se, bravo. Però non possiamo, però non credo che la società possa essere rimproverata se ha scelto di cambiare più altri giocatori. Non abbiamo nessuno, qui c'è scritto il mercato sta stravolgendo il Bari, no, non ci stiamo stravolgendo, perché lo zoccolo duro è sempre lo stesso.
è uscito Fedato, ma Fedato non mi sembra che qui avesse trovato grandissimo spazio nei primi mesi, o era un titolare inamovibile. È questo che io vorrei capire quando si parla, bisogna stare pure attenti. È uscito, chi altro è uscito? È uscito Vagliani, che ha giocato nella prima parte, poi ha rigiocato, però Vagliani è stata una scelta, probabilmente sarebbe rimasto qua, lui ha scelto una strada diversa. Che dovevamo fare? Non dovevamo mandare? Gli dovevamo di no, stai qui a tutti i costi, se lui ha il Livorno che gli fa 2 anni di contratto, e abbiamo preso un sostituto, credo, all'altezza, o no? E io questo qua dico, non abbiamo stravolto niente, abbiamo preso Parigini che ci serviva, in più su Hager, abbiamo preso Floro Flosa, Monachello non c'è, che facciamo? Non dobbiamo più a nessuno se non c'è Monachello? Rimaniamo con una punta sola, con Maniero? Io non lo so, abbiamo preso Floro Flosa, credo che sia il migliore che c'era sul mercato in quel momento, e poi speriamo che ce lo dimostra Antonio, perché pure che Antonio magari c'ha 4 mesi, però sul valore del giocatore non ci sono discussioni, è questo che vi voglio far capire, capito? Su Sassano non ci sono discussioni, questo insomma, mi dispiace solo questo. Davide? Sì mister, una cosa, il mercato oggi è molto particolare in generale, perché si opera sempre con prestiti, diritto di opzioni, insomma un po' così in tutta Italia. Io sono convinto che quando lei ha scelto Bari non era qualcosa solo di finalizzato a questa stagione, cioè è chiaro che questa stagione è presente, però diciamo il fatto che la società si sia mossa anche garantendosi la possibilità di trattenerne qualcuno significa che anche con lei si sta guardando un pochino in prospettiva, ma non solo al presente stretto, diciamo. Io ripeto, quando io sono arrivato qui c'era una certa situazione, è chiaro che se io sono venuto qui è perché ho parlato con la società, gli ho chiesto se era possibile fare tutti gli sforzi che c'erano da fare per eventualmente provare a cullare un sogno, questo era, ok? E lo hanno fatto e lo stiamo facendo. Poi è normale, se dovesse andare male quest'anno, mica che il calcio non finisce. Mi sembra che quando è arrivato qui Conte il primo anno si sono salvati. No, poi l'anno dopo ha vinto il campionato, hanno buttato le basi, poi l'anno dopo hanno fatto il salto. Noi invece vorremmo, sempre se ci riesce, non sarà facile, ci sarà da penare tremendamente. Vorremmo provare, se quest'anno c'è uno spiraglio, a infilarcici dentro. Poi se ci saremo riusciti bene, se no ci metteremo seduti e ragioneremo per l'anno prossimo. Non c'è neanche il contratto per l'anno prossimo, quindi questi sono tutti i discorsi da vedere, tutti i discorsi da mettersi a tavolino. Però io da allenatore, se devo dire qualcosa oggi sulla società, non posso che parlare bene, perché la società si è mossa in maniera perfetta. E io, se devo dire qualcosa alla società, gliela dico tranquillamente, non è che sono uno che manda a dire cose, se devo dire qualcosa. Invece la società si è mossa in maniera perfetta. Questo articolo secondo me mi è sembrato un po' una forzatura, porca miseria, meglio di così che devono fare questi poracci? È stata la mattina la serie lì a prendere i giocatori, a cercare di non sbagliare, stiamo attenti a tutto. Vabbè, dai, potrebbe giocare dall'inizio, sì. Sì, ci sono allenati ieri, erano due. Beh, Parigini aveva preso un pestone a Cittadella, poi è uscito perché gli si era gonfiato il collo del piede e ieri ha ripreso. Il problema è che non poteva calciare, però si è allenato comunque, ha fatto lavoro atletico, l'ha fatto. Sì, credo anche di Cesare, che c'aveva un problemino all'inizio settimana, poi l'ha superato, poi l'altro ieri ha fatto una storta. Però hai un dubbio in mezzo alla difesa tra Suager, di Cesare? Beh, ora vediamo, sì, io dubbi ce li ho sempre, fino a domani alle 3 avessi quanti dubbi. Forse dall'inizio perché ha 90 minuti. Ma 90 minuti, 90 minuti non credo che Floro Flores li possa avere tutti, poi dipenderà dal tipo di partita che sarà, insomma, se sarà una partita dispendiosa, se sarà una partita meno dispendiosa. Ora vediamo, ora noi domani abbiamo delle esigenze, potrebbe darsi, come no. Vediamo, c'è da vedere tante cose domani, perché c'è il discorso tattico da aggiustare. Domani ci sono è un'altra partita tipo quelle che abbiamo disputato nelle giornate precedenti, dove avevamo qualche problemino, no? Però proprio nelle difficoltà poi siamo riusciti sempre a fare a cambiare atteggiamento, a trovare la zampata vincente. Non lo so, ora vediamo, non me vai non te lo voglio dire. Sì, può darsi di no, ora vediamo, può darsi giochiamo a 3, non lo so, non ho deciso, perché domani è una partita un po' particolare, a parte la settimana, ma veramente c'è fuori Bascia, che era l'unico che lì davanti aveva. Sì, devo valutare un po' di cose, però tutto può succedere. L'unica cosa certa è che è normale che i giocatori che stanno qui da poco, i nuovi arrivati, un grande minutaggio probabilmente, sono tutti a rischio sostituzione, perché dovremmo essere bravi anche a calibrare bene la squadra per non trovarci poi dopo 10 minuti del secondo tempo con tanti giocatori. Non lo so.
Può darsi di sì. Possibile... Scusa? Dico, nel limite del possibile, sì. Domani diciamo si aspetta qualcosa del nuovo arrivato o quello che fatto domani sono 3 punti. No, noi domani, io ma domani tanto mi aspetto a livello caratteriale una partita molto diversa da quella che abbiamo disputato a Cittadella, perché al di là del risultato che a volte è figlio di tante dinamiche, di tante varianti, lo sapete meglio di me, io domani voglio vedere intanto un atteggiamento completamente diverso. Quando la squadra ha l'atteggiamento giusto e fa quello che deve fare, io, anche se a malincuore, posso anche accettare un risultato non positivo. Ma la squadra deve fare tutto quello che c'è da fare, tipo Verona. Dispiace poi, però sicuramente quello che noi abbiamo fatto a Cittadella non rientra nella mia idea di calcio e soprattutto non era mai successo, capito? Mi dispiace che sia proprio accaduto alla ripresa. Non voglio dare nessun attenuante a nessuno, perché le attenuanti non mi piacciono, gli attenuanti le mettono i deboli. Abbiamo fatto una partita pessima, magari già l'unica cosa che alla quale mi posso un po' attaccare è che noi in questo momento siamo stati ogni giorno bombardamenti su sto mercato, chi entra, chi esce, a volte anche cose inventate, perché ho letto anche di cose inventate, chi entra, chi esce, a giocatori associati a noi che non è vero, oppure giocatori in uscita che magari non è vero, però questo fa parte del gioco, lo sappiamo, possono essere delle piccole distrazioni alle quali però io non mi voglio attaccare. Noi dobbiamo fare cose diverse da quelle che ho visto a Cittadella noi, e abbiamo la possibilità di farlo perché l'abbiamo fatte, quindi quella partita deve essere proprio, era un bonus che ci dobbiamo essere giocati. A livello di, ce lo siamo giocato a Cittadella, capita anche alle grandi squadre. Ora bisogna rimettersi sotto e dare continuità ai risultati e fare prestazioni importanti. Ok, grazie. Beh, mi sembra che la difesa era stata... No, è un insieme di tantissime cose, perché poi comunque ci sono gli avversari che hanno fatto una partita meglio della nostra, perché poi quando si analizza una partita non si dà mai importanza alla prestazione degli avversari, che è quella che poi ti porta a sbagliare. Quindi intanto va messa dentro la partita del Cittadella. Abbiamo fatto degli errori grossolani secondo me, specialmente nel secondo gol, ma anche nel primo. Poi abbiamo fatto, guardate che poi io la partita l'ho rivista, ma tutto sommato non è stata neanche, poi abbiamo fatto le nostre occasioni, siamo andati 4 volte davanti alla porta. Però se anche avessimo pareggiato, è l'atteggiamento iniziale che a me non è piaciuto. Una squadra che deve inseguire, che ha voglia di attaccarsi a qualcosa di importante, approccia la partita con una ferocia incredibile, capito? E lì abbiamo sbagliato. Ed era una delle certezze che ci avevamo, perché noi, mi sembra che approcci sbagliati, perlomeno la mia gestione non ha previsto neanche uno, magari abbiamo sofferto un po' nel finale, ma all'inizio siamo partiti sempre molto bene, molto aggressivi, molto concentrati. Però ripeto, ci sta, può capitare e ne dobbiamo prendere atto. Prima che ci scordiamo con la settimana scorsa, Sabelli, sì. Messo? Sabelli è convocato. Sì, è convocato. Convocato. Sì. Sì. Anche la settimana niente convocati, non li pubblico. Non li pubblico, non abbiamo pubblicati? No. Che ne so? Mi sono dimenticato. Guarda, non è che te vuoi sbagliare, sono quelli là, sono quelli tranne gli infortunati. Tranne gli infortunati tutti, ma non è c'è tanto. Qualcuno che magari sa per essere ceduto lo provo uguale. Ma io guarda, fino a che non ci sono i contratti firmati convoco tutti, non è che. No, per evitare gente contro gol. No, sì, quello sì. Per esempio, probabilmente un. Probabilmente senti. No, non c'è sta niente. Comunque, tranne gli infortunati saranno tutti convocati. Probabilmente De Luca no, anche perché aveva un problemino questa settimana, ci ha avuto la febbre. Sabelli? Può giocare sì, può giocare. Va bene, grazie a tutti.